Io sono Antonio Cullari, dipendente Eurospin presso il punto vendita di Tropea. Oggi siamo qui nel punto vendita di Lamezia, come vedete alle mie spalle, appunto per protestare, manifestare contro l'azienda il fatto che l'azienda stessa fino ad ora non ha voluto confrontarsi, negando sia noi lavoratori che le parti sociali, quindi l'unione sindacale. Siamo qui a manifestare il fatto che l'Eurospin è l'unica azienda d'Italia a non aver accettato il protocollo comitato Covid-19 sulla sicurezza di questa pandemia, soprattutto per i trasferimenti selvaggi, li possiamo chiamare in questa maniera, che l'Eurospin sta attuando su noi dipendenti. Oggi posso dire che un'azienda, come c'è scritto qui, che si promuove, che vuole promuovere, diciamo, un servizio al proprio cliente come la spesa intelligente, e poi le organizzazioni interne e i trattamenti verso i dipendenti non sono né idonei e non rispettano nemmeno il CCNL, il contratto collettivo nazionale. Un'azienda che si frangia, del benessere sociale e si preoccupa soprattutto della salute del dipendente, e poi trasferisce noi dipendenti a 100, 150 o 200 km da casa, costringendoci magari anche in maniera indirettamente di mangiare e dormire la notte in macchina per non avere la possibilità economica e temporale di tornare nelle proprie abitazioni, è veramente vergognoso. Faccio tale affermazione perché Eurospin ad oggi ci trasferisce senza una vera motivazione, quindi fa un abuso di questa parola tecnica organizzativa, ma non è una vera motivazione, perché praticamente oltre a trasferire part time a 20 ore come me e come i miei colleghi a 100-200 km da casa, Eurospin non ti dà nessun rimborso, e quindi prendendo 700 euro 300-400 li dobbiamo mettere solo di gasolio. E quindi non abbiamo nemmeno la possibilità di andare avanti e di sopravvivere affrontando le nostre spese. In più Eurospin dice che ti sposta in un'altra provincia per la questione dell'esubero, ma in realtà si rivela subito una notizia falsa, perché in quella stessa provincia poi assume altri nuovi dipendenti. Oppure cambia le persone, come possiamo dire, come merci, come se fossimo come le merendine che sistemiamo negli scaffali, perché sposta un 40 ore per esempio in una provincia a 200 km, per esempio a Crotone, da Reggio a Crotone, e poi da quello a Crotone sempre 40 ore con la stessa mansione e con le stesse ore contrattuali a Reggio Calabria. Quindi vorremmo capire il motivo perché è esposta, le motivazioni vere, perché in effetti non siamo nemmeno dei primari in chirurgia, che c'è questo bisogno di spostare le persone come merci con le stesse mansioni e con le stesse ore. Finisco facendo questa tale affermazione sapendo anche i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori, dicendo che gestire il proprio ricavato sulle spalle dei lavoratori non si è intelligenti, ma bensì do un altro termine alla parola intelligente, la dignità e il rispetto per tutti i lavoratori.